Una situazione molto difficile, abbiamo fatto il tavolo regionale, purtroppo il rappresentante dell'azienda, il responsabile personale, non abbiamo avuto la possibilità di interloquire con i vertici, ha confermato appunto che ci sarà questo esubero entro l'anno. Però io subito e prontamente convocato un tavolo nazionale al Ministero delle Attività Produttive, sto aspettando una risposta, non ci fermeremo, la Regione farà tutto ciò che gli compete, metteremo in campo ogni azione a tutela dei lavoratori. La Regione ha dato tante disponibilità alle aziende, politiche attive, fondi per la formazione, fondi per mantenere i livelli occupazionali, fondi per fare nuovi investimenti. Al momento è una lotta contro un muro, ma non ci fermeremo, noi vogliamo tutelare 60 lavoratori, perché dietro i 60 lavoratori ci sono 60 famiglie e quindi le istituzioni in sinergia devono cercare di tutelarli. Sì, ci sarà questo corteo, io sarò presente, farò ogni battaglia insieme ai lavoratori. Non ci tiriamo indietro, come dicevo, perché dobbiamo cercare di tutelarli.